Gaia, allora benvenuta in Basilicata, anzi bentornata, perché noi ti abbiamo conosciuta pochissimi mesi fa a Policoro come scrittrice, autrice di un libro per bambini. Quindi com'è stata quell'avventura prima di tutto? Ho scritto questa favola insieme a Roberto Cotroneo, La fata dell'arcobaleno e il mistero delle cinque lune. È nata questa favola meravigliosa, tra l'altro il libro è illustrato da Serena Riglietti, che è la disegnatrice di Harry Potter qua in Italia. E mi sono molto divertita a scrivere, quindi adesso sto continuando scrivendo delle sceneggiature per il cinema e poi insomma mi piacerebbe anche scrivere il sequel della favola e magari realizzarne il cartone animato sarebbe il mio sogno. Quindi sì, sono venuta al Festival Balloon a Policoro quest'estate e addirittura delle maestre hanno adottato il mio libro come antologia di testo in classe, quindi sono molto felice. Un grande successo davvero, però adesso arrivi qui all'Atronico in qualità di attrice, perché domani ci sarà questo spettacolo. Che cos'è? Che spettacolo è? La vita che vorrei è uno spettacolo sul precariato, quindi sulla difficoltà di trovare lavoro, quindi credo sia molto attuale oggigiorno ed è interpretato da me insieme a Rocco Ricciardulli, che è regista, e Justine Matera, che è una mia amica ed è molto brava e divertente. Lei arriva domani e quindi faremo questo spettacolo. È una cosa molto attuale, appunto, è molto importante parlare della vita vera anche al teatro, anche sul palcoscenico. Non so se conosci il progetto Una voce per la vita, ne hai sentito parlare sicuramente. Esatto, è semplicemente un confronto tra chi ce l'ha fatta, chi ha una carriera artistica alle spalle, giovanissimi talenti lucani e non solo, che vogliono emergere da questo punto di vista. Quanto è importante, soprattutto nel tuo lavoro, il confronto con chi vuole magari seguire la tua strada in campo artistico, in questo caso in campo musicale? Ma secondo me più che, diciamo, sì, il confronto, però soprattutto la formazione. Quindi il fatto che questi ragazzi abbiano l'opportunità di studiare qui o se sono costretti ad andare altrove, non lo so, però è importante proprio fare un percorso e imparare a incanalare poi il talento che si ha, no? Perché lo devi saper dosare, lo devi saper reggere sia nel teatro che nella musica, e quindi quello che auguro per questi ragazzi che riescono a trovare i maestri per la loro vita. Grazie mille, grazie del consiglio che poi ovviamente trasmetterai anche a loro sul palcoscenico, e in bocca al lupo davvero per tutto. Crefi, crefi. Aspetta, siamo sul pollino, si dice viva il lupo. Ah, ok, viva il lupo. Graziano, allora tu sei giovanissimo, però sei il primo ad aver dato, ovviamente ad aver parlato ai ragazzi mantenendoli saldamente con i piedi per terra. È una cosa molto importante, l'hai vissuto sulla tua pelle, immagino. Sì, io parto da un paese piccolissimo umbro che si chiama Monte Santa Maria Tiberina. Saremo forse 40 famiglie veramente arroccati su questo piccolo monte, quindi vengo da una realtà molto piccola e so bene cosa significa arrivare in una grande città con una valigia piena di sogni, di speranza, però poi ci si scontra con una realtà molto difficile. Allora, in una serata così bella, così importante, così positiva, però bisogna far capire ai ragazzi che intraprendere questo lavoro è veramente un lavoro e servono tanti sacrifici, appunto. Partendo dagli affetti, bisogna lasciare la propria terra, la propria mamma, la propria casa, i propri genitori, i propri amici. E già questo è un bel sacrificio. Poi, insomma, la città, anche essendo molto grande e dispersiva, le amicizie è difficile farle. Quindi a volte ci si trova soli e bisogna imparare a gestire questa solitudine e soprattutto imparare a saper trovare un equilibrio. In questa solitudine ho capito che la poesia ti ha aiutato molto, è stata una compagna di viaggio molto importante. Come hai cominciato a scrivere versi? Beh, io avevo un bisnonno cantastorie e lui scriveva stornelli, poesie, e quindi una volta è nata così, in un momento di estrema solitudine, un po' di sconforto, sono nate così, delle parole buttate a caso in un foglio. Poi le ho lette a distanza di, non so, di mesi, eccetera, così ho detto, beh, però, non male. Non male anche la poesia che hai recitato questa sera, Amore bugiardo, se non sbaglio, molto, molto bella, molto toccante. Progetti imminenti, so che hai un lavoro addirittura con Kate Winslet, che ricordi, hai lavorato, ok, raccontaci di questo. Allora,
Ho lavorato con Kate Winslet, Risha Rai e Chao Ling in uno spot mondiale per Longines, gli orologi. Eravamo veramente tanti ragazzi, perché era un casting pure aperto su internet, eravamo veramente 5.000 e ne sceglievano solo uno. Non lo so, erano veramente tantissimi bei ragazzi, tantissimi anche molto bravi. Secondo me la cosa che mi ha fatto vincere, secondo me, è che ero arrivato dal mio piccolo paese proprio la mattina stessa e la sera ero stato con i miei nonni a pulire la stufa di casa, non lo so. Quindi questa forza energia vera, genuina, l'ho trasmessa e ho preso questo lavoro. Evviva la periferia! Evviva la periferia, ma soprattutto evviva la verità, ecco. Davvero in bocca al lupo per tutto, grazie. Tra l'altro vuoi dire qualcosa su questo progetto, una voce per la vita? Assolutamente, allora io vorrei dire che è stato per me un'emozione stare qua, perché ho visto veramente tutto il lavoro che c'è stato dietro, ho avuto la possibilità di poter parlare e conoscere i ragazzi, i loro sogni, le loro paure e mi sono rivisto in loro e quindi sono io onorato di essere qua stasera e soprattutto di vedere che una realtà anche piccola di periferia è capace di realizzare una cosa così bella, di qualità e soprattutto di cultura.